Ragazzi, benvenuti in un nuovo video e bentornati sul canale. Che bella la mia faccia senza trucco, magnifica devo dire. E sono davvero un incanto, soprattutto con queste orecchiette qui. In pratica oggi farò un video no makeup. Tratterò praticamente la skincare, anche perché colgo l'occasione poiché mi sono usciti tanti brufoli. Cioè, è appena andato via il ciclo, il ciclo, quindi dovrei essere un po' a posto. Ma in realtà qua. Cioè, sono tipo una cartina geografica e non va affatto bene, quindi colgo l'occasione per farvi vedere quella che è la mia skin care, e colgo l'occasione di fare questo video struccata perché non mi va di truccarmi. Oggi non mi va di fare nulla praticamente, però mi andava di girare un video. In pratica, che cosa faremo in questo video? Innanzitutto iscrivetevi al canale perché siamo arrivati a 400 e vi avevo promesso che arrivati a 500 avrei fatto un giveaway. E quindi mi raccomando, arrivati a 500 io comincerò a cercare nel frattempo un po' di prodottini che voglio regalarvi e quindi poi faremo questo giveaway. Okay. Questi sono i prodotti che voglio utilizzare in questo video. In pratica andremo a provare insieme la mascherita piperita di Lush, che sto utilizzando tantissimo in questo periodo e infatti l'ho aggiunto anche ai preferiti del 2017. Poi questa maschera all'ossigeno che anche in un altro video ho provato, ma oggi voglio provarlo insieme a voi facendo questa combo. Quindi una, due e poi andremo ad utilizzare, cioè quindi a terminare la skincare con la Sebo Vegetal di Yves Rocher e con Sensitive Vegetal per il contorno occhi sempre di Yves Rocher. Allora, innanzitutto quale utilizzerò tra le due? Vado ad utilizzare prima questa qui all'ossigeno ed è una figata pazzesca perché in pratica questa pulisce a fondo quella che è la pelle dalle impurità. La potete trovare sul sito Shop Missei, costa un dollaro e sono due dosi e io vado ad applicarla. In pratica comincerà a fare così nel momento in cui l'applicherete e allo scopo, cioè io adesso la stendo, da una consistenza gelatinosa e dopodiché va a fare così. Comunque lo scopo è quello di andare a pulire a fondo la pelle, quindi rimuovere tutte quelle che sono le impurità, ecco, vedete già la differenza da qui a qui. Si aspetta un minutino che agisca per benino e successivamente andiamo a rimuovere con dell'acqua fresca. Vi giuro che non sto facendo la barba, è una figata assurda. L'ho fatta scoprire una mia amica, Elena, il mio cuoricino, no, una mia amica, la mia amica, la mia migliore amica. E ha detto, no Vale, la devi provare assolutamente questa maschera, aspetta, vieni qua, la devi mettere sul canale. E quindi, niente. Ah, c'ho proprio la sensazione che va a fondo e mi rimuove tutte le merdine. Ok, una volta che è trascorso un minuto vado a lavare il viso e torno da voi. Eccomi qui. Adesso invece andiamo ad utilizzare la mascherita piperita di Lush. Io questa l'ho acquistata verso fine dicembre e la sto utilizzando quasi tutti i giorni e mi trovo abbastanza bene. Purtroppo però mi sono usciti tutti questi brufoli e quindi devo fare un trattamento intensivo, quindi con la maschera che ho utilizzato prima e con questa qui. Allora, in pratica la mascherita piperita è costituita da, vediamo, 125 grammi di prodotto. All'interno della mascherita piperita vi è l'olio essenziale di menta piperita che ha lo scopo di rinfrescare e di energizzare la pelle. Poi all'interno abbiamo il caolino che ha proprietà detergenti e assorbenti, quindi anche per andare ad assorbire quello che è l'eccesso di sebo. E poi ci sono i fagioli a zucchi macinati che hanno lo scopo di levigare, riscaldare e rigenerare la pelle, proprio perché ha un'azione di scrub. Allora, io come vi ho detto la utilizzo quasi tutti i giorni, diciamo forse un giorno sì e due giorni no. Vado a prendere il mio pennellino e la applico. Ah, eccolo qui. Ha un odore buonissimo, sa proprio di menta ed è freschissima sulla pelle. Io di solito non la tengo su 5-10 minuti ma aspetto proprio che vada a seccarsi. Come potete vedere all'interno ci sono proprio dei piccoli pezzettini che
hanno lo scopo di andare a levigare, rigenerare la pelle. E oltre a questo, comunque, oltre alle maschere, volevo parlarvi anche di quello che è il mio struccaggio, il momento che vado a rimuovere tutto il trucco che ho portato durante la giornata. In pratica utilizzo diversi prodotti. Se ho le salviettine struccanti parto da quelle, altrimenti ultimamente sto utilizzando l'acqua micellare della Nivea. Madonna che brufolo. Sto utilizzando l'acqua micellare della Nivea va a rimuovere, non rimuove i prodotti waterproof, e infatti quando ho ad esempio l'eyeliner vado ad utilizzare lo struccante bifasico di Yves Rocher. Successivamente utilizzo invece il detergente di Yves Rocher proprio come fosse un sapone, e in questo modo vado a rimuovere tutti i residui, e infine utilizzo il tonico per andare a rimuovere gli ultimi residui di make up, e poi perché appunto il tonico tonifica. Allora, nel frattempo che aspetto questi 10-15 minuti, facciamo due chiacchiere. Allora, diciamo che vi avevo detto che stavo facendo il corso da make up artist in un'accademia, sto frequentando l'accademia della Kriolan, e diciamo che fino ad ora abbiamo fatto 3 lezioni. Quando voi vedrete questo video sarà la 4ª lezione, però nelle prime lezioni diciamo che abbiamo trattato più che altro questioni teoriche, quindi abbiamo trattato un po' i colori, il chiaroscuro, quindi diciamo il contouring, poi abbiamo trattato diciamo la base, abbiamo fatto la pre-base, quindi tutta la copertura di quelle che sono le occhiaie, le macchie cromatiche, quindi tutte le discromie, quindi l'utilizzo dei correttori. Allora, per ora sono soddisfatta di questo corso, però ovviamente ci sono ancora tantissime lezioni davanti, sono 27 lezioni, quindi praticamente siamo proprio all'inizio, e nonostante ciò mi sento che, cioè, se tornassi indietro la rifarei per ora, però poi chissà. Nel frattempo vi parlo anche di un'altra questione. In pratica, come sapete, cioè come qualcuno di voi sa, sono stata 3 anni fuori casa, cioè sono stata nella mia città natale, nella mia città Pasqua. No, scherzo, non sono stata per 3 anni, cioè ho vissuto da sola, ho vissuto con le mie coinquiline nonché compagne di corso d'università, mi sono trovata benissimo, e quindi adesso mi ritrovo a dover vivere di nuovo a casa mia a 23 anni, quasi 24. Ragazzi, è veramente bruttissimo, cioè per quanto tu possa trovarti bene a casa tua, nel senso che è un ambiente favorevole, che comunque hai i tuoi genitori, i tuoi fratelli, sorelle, amici, è tutta un'altra cosa quando inizi a vivere da solo e poi ti ritrovi invece a dover ritornare a casa, a dover stare alle regole degli altri, ma non le regole, oddio, non puoi uscire il venerdì, no, il mercoledì, oppure no, non puoi tornare a casa dopo le 2, no, non è di questo che sto parlando, ma si tratta proprio di una libertà individuale e proprio del bisogno che una persona ha, arrivato ad un certo punto della sua vita, di costruirsi una vita da solo, non per forza con un'altra persona, ma proprio l'indipendenza in qualsiasi cosa. Non sono una persona lamentosa, però vi giuro davvero, farei di tutto per andarmene di casa. Mi mancherebbero sicuramente i miei cani, i miei amici, i miei parenti, però vivere da soli, ragazzi, cioè non so quanti di voi che mi ascoltano, che mi seguono, vivono da soli, o quanti vivono con i propri genitori, è un'esperienza da fare, perché ti cambia completamente, diventi molto più razionale, diventi più responsabile, capisci quali sono i tuoi doveri, se prima era, non è il mio caso, però se casomai a casa eri abituato a dormire fino a mezzogiorno, capisci che se vivi da solo non lo puoi fare, perché devi stendere i panni, quindi fare la lavatrice, prepararti il pranzo, preparare la cena, andare a fare spesa, pagare l'affitto, pagare le bollette e tutte queste cose qui. Quindi si cresce tantissimo, e nel momento in cui torni, allora, casomai quando ti trovi proprio in quel momento di crisi e dici oddio, devo seguire i corsi, devo fare i servizi a casa, devo andare a fare spesa, dici madonna quanto vorrei stare a casa mia, poi vi garantisco che nel momento in cui tornate a casa, anche il semplice fatto di non dover fare spesa, di non decidere voi cosa mettere sulla tavola, di non
di non dover comprare il detersivo per la lavatrice, vi mancherà. E io ve lo giuro, sto troppo male, non ce la faccio più, non vedo l'ora di andarmene. Cioè purtroppo per fortuna, adesso ho iniziato questo corso da makeup artist e quindi mi trovo un attimino con le mani legate che non posso spostarmi dalla mia città. Però appena avrò finito questo corso, assolutamente, cioè, dovrò fuggire a gambe levate perché sto impazzendo, ve lo giuro, non ce la faccio più. Non so, raccontatemi pure voi la vostra esperienza, se, cosa ne pensate, se sono io una psicopatica, ma comunque, cioè, non si può. Bene. Allora, nel frattempo che aspetto che si asciughi, metti a fuoco. Nel frattempo che aspetto che si asciughi la maschera, vi mostro i prodotti di cui vi parlavo prima. In pratica vi dicevo, se ho le salviettine struccanti, appunto vado prima con le salviettine struccanti e poi procedo con lo struccaggio utilizzando l'acqua micellare idratante per pelli normali, questa qui di Nivea. Però non è waterproof, cioè non strucca le cose waterproof, i prodotti waterproof. Infatti nel caso in cui avessi ad esempio l'eyeliner, vado ad utilizzare questa qui di Yves Rocher, che è uno struccante rapido occhi con fiordaliso della Gacilly proveniente da agricoltura biologica, e va ad eliminare tutte le tracce di make up, vi giuro, proprio vi leva qualsiasi cosa dal viso, cioè basta pochissimo prodotto e vi tira via tutto. Dopodiché vado ad utilizzare questo gel qui, che è la Pure Camille, sempre di Brochet, è un gel detergente con camomilla della Gacilly, come l'altro, e in pratica viene utilizzato proprio come se fosse un sapone, quindi si applica una piccola quantità sulle dita, sul viso bagnato, e si va quindi a sfregare in tutti gli angoli. Una volta che ho lavato il viso, quindi non sempre, vado ad utilizzare questo qui, il tonico acqua micellare glutificante 2 in 1, è sempre sebo vegetale di Vrochy. E successivamente vado ad applicare quindi la crema, questa qui sebo vegetale, e la sensitive vegetale per il contorno occhi, che vedremo successivamente. Fatemi sapere con un pollice in su, con un commento, se volete vedere la mia... come si dice? Il mio struccaggio. Oddio, come mi strucco. Ok ragazzi, allora direi che è giunto il momento di andare a rimuovere tutta questa robina qui dal viso e torno subito da voi. Eccomi qua. Allora, la pelle è morbidissima, ve lo giuro, io adoro questa maschera. Comunque adesso andiamo subito ad utilizzare questa qui, Sensitive Vegetal, per il contorno occhi. In pratica mi sa che c'è la camomilla. Trattamento lenitivo mirato, foglie di Sigge Svecchia, dermolenitiva. La applico qui, basta una piccolissima quantità di crema ed è fatta. E la andiamo a spalmare delicatamente. Quindi metto prima la crema per il contorno occhi, che non stavo curando praticamente per nulla, così ho deciso di comprare questa crema di Brochet, perché so che i Brochet non delude mai, e di cominciare quindi a trattare il contorno occhi, perché mi sono resa conto che proprio l'ho maltratto. E basta, è giunto il momento che i miei occhi cominci a gioire, ecco. Ok, una volta applicata la crema per il contorno occhi, passo ad utilizzare la sebo vegetale. Questa è la seconda confezione che compro e vi giuro che è qualcosa di... ah, tipo, adoro. E la utilizzo perché ho la pelle grassa in alcuni punti, quindi non penso, cioè non va bene per chi ha, ad esempio... per chi ha ad esempio la pelle secca, quindi ci vuole una crema diversa, però per chi ha la pelle tendenzialmente grassa, direi che è l'ideale. Cioè io veramente mi sto trovando benissimo, infatti la seconda confezione che compro, comprerò anche la terza, poi la quarta. Io spero finirà il più tardi possibile, perché altrimenti, cioè davvero, costa un pochettino, costa intorno ai 10 euro. Poi anche un buon odore. All'interno mi sa che c'è la polvere di Baikal, non so come si legga. Madonna, ma cioè sono proprio impedita. Comunque, adesso non ricordo. Sì, polvere di Baikal purificante, e in pratica anche l'azione di andare ad assorbire quello che è il sebo.
Ma non è finita qui, ho aggiunto un altro prodotto alla skin care. Vado ad utilizzare questo qui, che è l'Abracadabra di Lush. In pratica è uno scrub per le labbra. Io, siccome ho le unghie un po' lunghe, e poi questo qui lo utilizzo solo io, vado praticamente a mettere le labbra all'interno. E la parte che vedete, tutti i grumi che sono qui sulle labbra, vado a sfregare in questo modo. E ci sono granelli di zucchero all'interno, passalo col dito sulle labbra per rendere lisce e rimuovere le pellicine. È dolcissimo, ve lo giuro, ve lo consiglio, è troppo bello. Una volta fatto tutto questo ambaradam, vado ad utilizzare il burro cacao. Utilizzo questo qui di Yves Rocher, ma comunque ne ho anche altri. In questo caso ho trovato questo sulla scrivania, quindi utilizzerò questo qui. Comunque ragazzi, allora, vi ringrazio innanzitutto di aver guardato il video. Vi chiedo di lasciare un pollice in su, di iscrivervi al canale. Se vi siete persi i miei ultimi video, ve li lascio nella schermata finale. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, un bacio!